Ciao ragazzi e benvenuti sul canale di Pitut Fitness. Io sono Gianluca Petrucci e oggi andiamo a fare un lavoro specifico per tricipiti e addominali. Faremo 5 blocchi di lavoro, per ogni blocco di lavoro due esercizi. Il primo sarà di potenziamento per i tricipiti e il secondo esercizio di potenziamento per la regione addominale. Ripeteremo ogni blocco per due volte, non ci sono recuperi tra un esercizio e l'altro. Quello di cui abbiamo bisogno è un manubrio o un carico che avete a disposizione. Se non avete il manubrio in casa potete utilizzare delle bottiglie di acqua e poi mano a mano, con il passare delle settimane, il mio consiglio è quello di aumentare comunque gradualmente il carico, ok? Qui abbiamo bisogno solo il manubrio, quindi un carico a piacere. Io utilizzo un manubrio da 10 e un tappetino e pochissimo spazio per allenarci, ok? Benissimo ragazzi, siamo pronti a iniziare e partiamo subito con un breve riscaldamento. Ok, iniziamo subito il riscaldamento, partiamo qui sul posto, iniziamo da un po' di spinte in avanti qui delle braccia, vai. Scaldiamo bene le spalle. Quindi andremo a fare un lavoro dove negli esercizi per i tricipiti utilizzeremo più delle volte il manubrio, quindi il nostro carico, ma faremo anche degli esercizi a corpo libero. Vai, braccia su, ora in alto, scattiamo bene le spalle, vai, alte qui, vai, 4, 3, 2, 1, adesso cambio qui, vai, 1, 2, 1, 2, vai bene dietro, vai. Sempre un esercizio di stretching dinamico qui. 4, 3, 2, 1, ok, qui vai, circo tutti del capo, vai. Ci arriviamo per questo lavoro specifico, dove l'obiettivo sarà quello di migliorare la nostra resistenza addominale e inoltre potenziare il muscolo tricipite. In molti esercizi di esecuzione del tricipite interviene anche la spalla, ok? Che stabilizzerà la posizione. Vai, 3, 2, 1, braccia tese qui, facciamo dei piccoli cerchi, vai, stringiamo bene i pugni, vai qui. Teniamo sempre giù le spalle qui, eh? Vai, cambio direzione, ci siamo quasi, facciamo l'ultimo, poi iniziamo ragazzi, vai, 3, 2, 1, vai, ultimo qui, vai, marcia sul posto e poi partiamo, le mani ai fianchi o giunte qui, schiena dritta, vai, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Benissimo ragazzi, siamo pronti a iniziare e partiamo subito con il primo blocco di lavoro. Iniziamo qui, allora partiamo i piedi con il nostro manubrio, lo afferriamo da qui nella parte superiore o comunque la bottiglia di acqua o quello che avete a disposizione e andremo a fare delle estensioni qui per i tricipiti, ok? Se è troppo il carico puoi anche poggiarti, lo puoi fare da seduto oppure da sdraiato, ok? Ci siamo. 3, 2, 1, vai, 1, 2, vai, 3, stringi bene l'addome, 4, 5, vai, 6, 7, 8, vai, 9, 10, vai, 1, 2, 3, 4 e 5, perfetto, lasciamo adesso il manubrio nel secondo esercizio. Come dicevo, alterniamo un esercizio per i tricipiti e un esercizio per l'addome. Andiamo qui in crunch isometrico e andiamo a fare una sforbiciata con le gambe. Se non ce la fai puoi mantenere le gambe piegate, ok? Non devo mai formare arco lombare. Pronti? 3, 2, 1, vai. Tira, vai, 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 vedete, rimani sempre a martello,
Vai qui ancora. Tratto lombare piatto. 20 secondi ancora, ragazzi. Scapole, spalle sollevate. Se senti che non ce la fa più, solleva di più le gambe. 10 ancora. 3, 2, 1, stop. Perfetto, ora siamo pronti a riprendere tutto da capo per la seconda serie. Quindi riprendiamo il nostro manubrio. Qui, 3, gambe leggermente divaricate. 2, 1, sali. 1, 2, 3, 4, 5, vai, 6, 7, 8, 9, 10, ancora 5, 1, 2, 3, 4 e 5, perfetto, seconda serie andata, ragazzi, adesso riprendiamo la sforbiciata e poi iniziamo la terza serie, 3, 2, 1, sforbicia qui, respira, vai, tratto lombare piatto, vedete il movimento non è molto ampio, ok? Piccolo e rapido, vai qui, ci siamo, 10 ancora, e stop, perfetto. Terza e ultima serie, ragazzi, e poi iniziamo il secondo blocco di lavoro. Vai, estensione in piedi, sempre 15, chiudiamo bene la presa, gomito stretto e sali via. Vai, estensione completa, respira, fasi di massimo sforzo, butto fuori l'aria. 10, 1, 2, 3, 4 e 5, perfetto. Ultima terra, ragazzi, ripetiamo la sforbiciata e poi iniziamo il secondo blocco di lavoro. 3, 2, 1, vai. Tratto lombare piatto, spira, vai qui. Ultimo, poi iniziamo il secondo blocco, ragazzi. Mento verso lo sterno, respira. Ci siamo? Vai. Vai. 2, 1, stop. Perfetto, ragazzi. Ora iniziamo il secondo blocco di lavoro. Andremo a fare un classico degli esercizi a corpo libero per i bicipiti e andiamo a fare dei dips, quindi qui manteniamo le punte dei piedi sollevate, stacco il bacino, piego il gomito ed estendo, piego, stendo, ok? Andremo a fare 30 ripetizioni, 3, 2, 1, vai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, respira, 9, 20, ultime, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30, perfetto, schiena a terra, ora sollevo il bacino, quindi andiamo qui in bridge isometrico, mani in appoggio dietro la nuca, andiamo a fare dei crunch in bridge, ok? Quindi lavoriamo con l'addome e anche qui è un pochino con il gluteo, il grande gluteo in isometria, 3, 2, 1, sali qui, 1, 2, 3, 4, respira, 5, 6,
7, poi ce n'è sempre l'altro, 8, 9, 10, vai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, vai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30, non è finita, 1, vai, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40, ancora 10, 1, 2, 3, 4, ci siamo, 5, 6, 7, 8, 9, 50, perfetto ragazzi. Prima serie è andata nel secondo blocco, ora iniziamo la seconda serie, ripartiamo dai dips, sempre 30, 3, 2, 1, vai, respira, 5, 10, vai, 15, piego esterno, 20, 5, 6, 7, 8, 9, 30, perfetto. Adesso torniamo a schiena a terra, ripetiamo il crunch in bridge ragazzi. Quindi vado su col bacino, sempre 50 rep. Sali, via, 1, vai. Respira, 5. 10. 15. 20, ancora vai. 1. Vai. Siamo a 30 ragazzi. Bacino sempre alto, vai qui, 40 ultime, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50, perfetto ragazzi, seconda serie è andata, adesso tutto da capo per la terza e ultima serie, pronti, vai, 3, 2, 1, vai. Vai. Dieci. Terza serie, ragazzi. Vai, respira. Venti. Ultime dieci. Siamo. Cinque. Sei. Sette. Otto. Nove. Trenta. Perfetto. Ultimissima di crunch, poi iniziamo il terzo blocco di lavoro ragazzi. Pronti? 3, 2, sempre crunch in bridge, 1, vai, controllo, vai qui, vai, 10, 20, forza, 30, 40, ultime 10, 8, 9, 50, perfetto ragazzi, terza serie andata, quindi abbiamo
finito il secondo blocco di lavoro, siamo pronti per iniziare il terzo blocco di lavoro. Allora, partiamo con un esercizio di estensione. Vi faccio vedere prima la versione un pochino più semplice. Da qui, stendo, piego, stendo, piego. Questo esercizio possiamo farlo però anche a terra, ok? Ovviamente aumenterà il carico, che abbiamo pochissimo, cioè abbiamo meno carico, però possiamo aumentarlo aumentando l'inclinazione, quindi portando indietro i piedi. Però se vogliamo ancora più carico lo facciamo a terra, qui. Quindi poggiamo gli avambracci e salgo su e torno. Questo esercizio si può effettuare anche poggiando le ginocchia a terra, ok? Andremo a chiudere 15 ripetizioni. Bene, possiamo farlo quindi al muro, la versione più facilitata, oppure qui. Pronti ragazzi? Vi ricordo, l'estensione è simultanea, ok? Pronti? 3, 2, 1, vai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4 e 5, perfetto. Primo esercizio andato, aspetto qualche secondo, adesso passiamo al secondo esercizio, ragazzi, vi faccio vedere. Qui su un fianco, gambe raccolta, stacco la gamba sopra, obliqui qui, 1, torno, 2, torno, quindi c'è una flessione laterale del busto, andremo a chiudere 24 ripetizioni per lato, 3, 2, 1, vai, 1, guarda sempre avanti, 5, 8, 9, 10, come vedete la gamba rimane ferma, 1, è il gomito che si avvicina, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, ultime, 1, 2, 3, 4, perfetto, cambio la dura, qui, 3, 2, 1, vai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, ultime, 1, 2, 3, 4, perfetto ragazzi, prima della entrata, adesso iniziamo la seconda serie di estensioni da terra. Ti ricordo, puoi farlo anche al muro, così impari bene il gesto e poi piano piano arrivi a farlo anche così, ok? 3, oppure qui puoi appoggiare anche le ginocchia, 2, 1, via, 1, 5 e stop. Aspetto qualche secondo, poi partiamo con la seconda serie qui di obliqui, ragazzi, come prima, gambe raccolta, piede a martello, 3, 2, 1, vai, flessione laterale del busto, attivazione addominali, obliqui, 5, 6, vai, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, vai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, vai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, vai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, vai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, vai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, vai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, vai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, vai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, vai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, vai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, vai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, vai, 1, 2, 3, 4,
2, 3, 4. Cambio lato, ragazzi. Il 24 per l'altro lato. Poi iniziamo la terza serie. 3, 2, 1, vai. Sei, sette, otto, nove, dieci, vai. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, venti, ancora quattro, vai. Uno, due, tre, e 4, perfetto. Terza serie, ragazzi, terza e ultima serie, e poi iniziamo il quarto blocco di lavoro. Vai, 3, 2, 1, vai. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4 e 5, perfetto. Di nuovo sul fianco, ultima di obliqui, vai, ultima di obliqui, ragazzi. 3, 2, 1, vai, vai, su, 5, 6, 7, spingiamo ora, 8, poi iniziamo il quarto blocco, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, vai. 1, 2, 3 e 4, perfetto, cambio lato, ultimi 24, 3, 2, 1, vai. 6, 7, 8, 9, 10, vai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 24, vai, 1, 2, 3, 4, perfetto, ragazzi. Terzo blocco andato, iniziamo il quarto e penultimo blocco di lavoro, quindi riprendiamo adesso il manubrio, andiamo schiena a terra, braccia tesa, altezza petto, sollevo il bacino, stendo la gamba, quindi aumenterà l'instabilità, la presa del manubrio, del peso che abbiamo è laterale, la gamba è tesa, il bacino è spinta, qui, piego, estendo, ok? 3, 2, 1, vai, 1, gomito altezza spalla, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, cambio con l'altra, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 per lato fatte, ragazzi. Adesso il secondo esercizio del quarto blocco, andremo a fare un crunch in tenuta isometrica qui, ok? Se non ce la fai, va benissimo anche con le gambe piegate, o puoi farlo qui con i piedi a terra, nella versione più facilitata, ok? 3, comando il tratto lombare piatto, ok? Non devo mai formare arco. 3, qui a tempo, ragazzi, 2, 1, blocca qui, respira, mantieni, massimo controllo addominale, vai, 8 secondi, 3, 2, 1, stop, perfetto, riprendiamo il carico, tutto uguale, ripartiamo.
estensioni in bridge, a una gamba, monopotalico, 3, 2, 1, vai, 1, gomito stretto, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vai, cambio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, perfetto, di nuovo, braccio isometrico, poi iniziamo la terza e ultima serie. Qui ti ricordo che ho le versioni facilitate con le gambe piegate oppure con i piedi a terra. 3, 2, 1, vai. Vai. Respira. Vai. 4, 3, 2, 1, stop. Perfetto. Ultima serie, ragazzi. Fai sempre 10 per lato. Più 30 secondi in tenuta isometrica. 3, 2, 1, vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio. Perfetto, ultimo ragazzi, di nuovo crunch in tenuta isometrica, 3, 2, 1, qui, tieni, respira, non formare arco, gambe tese, iniziamo l'ultimo blocco di lavoro. Andiamo a fare, partiamo con l'esercizio per il tricipite, quindi andiamo a fare pedale un push up, ok? Quindi pollice pollice, indice indice, da qui scendo giù e poi spingo. Ovviamente possiamo farlo facilitato poggiando le ginocchia oppure qui al muro, ok? Questa variante di push up ci permette un ottimo focus sul tricipite brachiale, ok? In quanto la presa è molto stretta e come sapete nella presa stretta il focus ricade principalmente sul tricipite nella fase di spinta, ok? Bene, partiamo subito, vai, pollice, pollice, indice, indice, scegli la versione adatta a te, quindi o con le ginocchia a terra oppure poggiando le mani al muro. 3, 2, 1, vai, vai, giù, dieci, ultimi due e 12, perfetto ragazzi, adesso qui riprendiamo il nostro manubrio, e andremo a fare questo, gamba a 90 gradi, pull over dietro, salgo in crunch, 1, 2, torno giù, ok? Nel pull over l'attivazione ricade sul tricipite, interviene anche il dorsale, ok? Anche nella fase finale. 3, 2, 1, vai, arriva fino a giù, sali, 1, 2, giù, facciamo la seconda. Giù, terza. Braccia tese qui. Giù,
Guarda. Uno, due, giù, quinta. Uno, due, giù, sei. Uno, due, giù, vai, sette. Uno, due, giù, vai, otto. Uno, due, giù, vai, nove. Uno, due, giù, l'ultima, 10 ragazzi. Uno, due, stop. Perfetto, ripartiamo adesso con il primo esercizio per i tricipiti. Diamo il push up. Quindi ricordo la posizione, pollice, pollice, indice, indice, vado giù, mantengo il dito stretto. 12 rep come prima. 3, 2, 1. E stop, perfetto ragazzi, di nuovo full over più crunch, ok, come prima, partiamo, 3, 2, 1, vai, 1, 2, giù, seconda, 2, giù, terza, 2, giù, quarta, 2, giù, quinta, 1, 2, giù, 6, 1, 2, giù, 7, 1, 2, giù, vai, 8, 1, 2, giù, vai, 9, 1, 2, giù, vai, 10, 1, 2, stop, perfetto ragazzi. Seconda serie fatta, iniziamo la terza e ultima serie, ok? Ti ricordo, se hai fatto fatica a farlo anche con le ginocchia, ti consiglio di farlo con le mani al muro, ok? Poi con il passare delle settimane provi a rifarlo con le ginocchia a terra, ok? Ultima serie ragazzi, qui diamo il push up, 3, 12 rep, 2, 1, 12 fatte, è tosto questo ragazzi, serve tantissimo sul tricipite, ovviamente interviene nella fase qua di contrazione anche il pettorale, ok? Da qui ragazzi, di nuovo ripartiamo con le gambe a 90 gradi e di nuovo pull over, 3, 2, 1, vai dietro, qui, 1, 2, torno, dietro, su, 1, 2, giù, terza, mega l'ultima, 1, 2, giù, vai, quarta, 1, 2, giù, vai, quinta, 1, 2, giù, vai, 6, 1, 2, giù, vai, 7, 1, 2, giù, vai, 8, 1, 2, giù, vai, 9, 1, 2, giù, vai, 10, 1, 2, stop, perfetto ragazzi, ottimo lavoro, 35 minuti di lavoro, focus specifico tricipite addome e siamo pronti per iniziare la fase di stretching, partiamo in piedi, iniziamo dal tricipite, ecco, quindi vado a spingere il gomito verso il basso qui, tieni, cambio, qui, spingi bene verso il basso il gomito, passiamo lentamente la frequenza,
Fabio, adesso ci alluniamo verso la punta dei piedi. Ottimo lavoro ragazzi, vi consiglio sempre di partire da un carico leggero, rimani giù in posizione ancora, carico leggero che riuscite a gestire, man mano con il passare poi delle settimane aumentate gradualmente il carico, senza esagerare all'inizio perché bisogna controllare prima la tecnica e poi successivamente il carico. Cambio qui, adesso aggancio le mani avanti. Tieni, cambio, all'inizio se avete delle bottiglie di acqua a disposizione non avete manubri, poi mano a mano sentirete che nel passare delle settimane o dei mesi il carico delle bottiglie di acqua sarà comunque basso, quindi avete bisogno di aumentare il carico, in quel caso la coppia di manubri è consigliabile, quindi come abbiamo fatto oggi anche un solo manubrio, però comunque la coppia più versatile e riuscite poi a utilizzarla anche per altri esercizi. Vai qui e quindi aumentate gradualmente il carico senza esagerare all'inizio, per poi mano a mano arrivare a dei carichi più elevati. Torna su, ma chiudiamo qui con il collo. Cambio. Respiro, tieni giù le spalle, mi abbraccio qui, rimani seduta, cambio ragazzi, facciamo l'ultimo, vai, movimento di flesso estensione del capo. E stop ragazzi, ottimo lavoro, abbiamo lavorato in maniera specifica sui tricipiti e sugli addominali. Se ti è piaciuto questo video ti invito a lasciare un like e un commento. Io sono Gianluca Petrucci, VTuts Fitness, e ci vediamo in un prossimo video.